Buongiorno a tutti, sulle fonti TV parte la nostra programmazione per la giornata di oggi, per questo lunedì e soprattutto per la settimana, come avete visto dalla nostra sigla, con una veste diversa rispetto al solito, anche se siamo sempre nell'ambito del buongiorno, quindi del nostro buongiorno borsa, del nostro caffè insieme, però da oggi parte la nostra Trading Week e subito dall'apertura dei mercati ci dedicheremo proprio a questa. Fondamentalmente, insomma, i mercati verranno seguiti come sempre, però con qualche spunto in più operativo che ha a che fare con il mondo del trading. Poi naturalmente ci saranno altre parti di diretta con i nostri approfondimenti, insomma faremo un giusto mix. E allora per l'apertura della settimana c'è anche Denise Recchiuto con me in studio. Denise, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. La tua prima Trading Week. Esatto. L'abbiamo fatta l'anno scorso, insomma, peraltro quando diciamo che la Trading Week, visto che tu sei da poco nella squadra di Le Fonti TV, ha aperto un po' un nuovo capitolo di Le Fonti. Abbiamo voluto l'anno scorso, proprio con questa settimana dedicata al trading, dare una veste diversa alle Fonti TV. Poi naturalmente si sono aggiunte tantissime altre cose, e allora quest'anno la riproponiamo. E allora cerchiamo di capire anche quali sono un po' le regole d'oro per il trading. Esatto, esatto. Ok, allora andiamo a vedere l'apertura dei listini continentali, quindi l'Europa. Partiremo da qui naturalmente, perché cercheremo di capire un po' che cosa ci stanno dicendo i mercati in questo mese di luglio. Il nostro FTSE MIB si muove in territorio negativo in apertura, meno 0,13% in questo momento. Andiamo a vedere anche il DAX di Francoforte. Anche il DAX si muove sotto la linea di parità in questo momento, lo vedete dal grafico daily, cede lo 0,28%. L'IBEX di Madrid, segnale rosso anche per la borsa spagnola, meno 0,19% in area 8.890 punti. Il CAC di Parigi, anche qui rosso, 0,17% in ribasso a 6.541 punti. Il FTSE 100 invece è poco sopra la parità, più 0,02. Andiamo a vedere anche la chiusura delle borse asiatiche. Allora prendiamo l'Asia, naturalmente non tutte sono chiuse, ma vediamo il Nikkei cedere lo 0,64%, l'Hang Seng a mercato ancora aperto ha un segnale rosso, meno 0,69, insomma, e lo Shanghai Composite invece per fortuna ha performance positiva, più 0,44, perché appunto l'Asia è anche il continentali oggi hanno aperto un po' debolucci. Ricordiamo che peraltro in America è la festa del ringraziamento, quindi insomma ieri 4 luglio, oggi 5, quindi c'è un po' di dell'indipendenza esattamente, sì. Oggi ho fatto un po' una crasi delle due cose, esatto. Comunque poco importa, questo per dire però che il movimento è sicuramente inferiore, quindi evidentemente mancheranno degli spunti durante questa giornata, ma insomma comunque poi lo vedremo insieme ai nostri ospiti. Facciamo ancora un check delle cose, insomma, che in qualche modo ci serviranno per capire la lettura dei mercati. Lo spread in rialzo dello 0,99% a 102 punti base, quindi il differenziale tra BTP e Bund, e vediamo il rendimento del decennale italiano in questo momento a 0,79, con un rialzo del 3,07%. Andiamo a vedere anche gli altri titoli di Stato, a partire proprio da quelli americani, che rendono 1,42 in questo momento, il calo del 2,21%. Quelli tedeschi meno 0,22, 4,60 in rialzo per appunto il decennale tedesco, e vediamo anche quelli della Gran Bretagna, il rialzo dell'1,71, il rendimento è pari allo 0,71. E vediamo anche qualche valuta a partire dall'euro-dollaro, quindi le valute principali che in questo momento scambia con il biglietto verde 1,1857 in ribasso dello 0,07. Vediamo anche il dollaro sullo yen, invece il rialzo dello 0,01, il cambio a 111,04, il bitcoin sul dollaro in ribasso perde ancora terreno del 2,91%, è a 34.250 dollari, l'euro sulla sterlina cede lo 0,13 a 0,8569. Andiamo a prendere anche la sterlina nei confronti del dollaro, che la vede il rialzo dello 0,04, il cambio a 1,38,34. Cambio inverso, il dollaro sulla sterlina, sostanzialmente siamo sulla parità 0,72,27. Le materie prime, al centro dell'attenzione ancora tutti i ragionamenti sull'OPEC Plus. La riunione è stata rimandata a oggi perché ci sono un po' di incongruenze e un po' di
Differenti vedute, insomma, da parte di chi dovrà decidere sulle scorte di petrolio. In questo momento il petrolio è al rialzo dello 0,31, comunque continua l'ascesa e siamo a 75-34 dollari al barile. L'oro in rialzo dello 0,18 a 1790 dollari l'oncia. Vediamo anche il cugino, l'argento, anche qui in rialzo dello 0,35 a 26,55. Allora Denise, non so se c'è qualche, adesso andiamo a vedere anche naturalmente il nostro TG Flash News con le notizie principali, non so se c'è qualcosa che, forse in primo piano, cosa abbiamo come dati macroeconomici, perché il calendario è decisamente ricco oggi. Abbiamo un calendario molto ricco, la settimana, appunto la prima settimana di luglio si apre con il dato del PMI, quindi delle piccole e medie imprese riguardanti la Cina. A seguire poi arriveranno i dati sulla produzione industriale francese, le immatricolazioni auto tedesche, il PMI servizi di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Eurozona, oltre ai rispettivi ovviamente indici compositi. Infatti, eccoli qua, li stiamo vedendo e questi sono particolarmente importanti perché ci danno l'idea, insomma, di quella che è la visione economica futura. Esatto, poi da segnalare anche per quanto riguarda l'economia il dialogo B20-G20 su finanza e infrastrutture con Emma Marcegaglia, Messina, Galateri, Salini, oltre ovviamente alla presenza del ministro Franco. E, come ulteriore, insomma, evento da segnalare, Banca Italia presenterà inoltre la carta sugli investimenti sostenibili, quindi insomma la settimana si apre con molti appuntamenti, molti dati importanti, quindi sarà nostra premura monitorare tutto ovviamente. Certamente, allora intanto fra poco vedrete anche il nostro numero di WhatsApp in sovrimpressione, ancora di più insomma aspettiamo le vostre considerazioni, i vostri messaggi per i nostri ospiti, anche perché avremo, nostri consueti ospiti, qualche new entry, come spesso accade quando diamo il via alle nostre settimane tematiche, ma ci saranno proprio anche analisi a confronto, che è quello che vogliamo sempre fare durante la Trading Week. Prima però, quindi tra poco cominceremo a parlare con i nostri ospiti, andiamo però a vedere quali sono le notizie in primo piano nel nostro TG Flash News. Questa settimana l'aula di Montecitorio sarà impegnata nella discussione generale del decreto sostegni bis, quindi con gli aiuti per le imprese che sono state penalizzate a causa dell'emergenza Covid. Intanto partono da oggi le domande per il contributo a fondo perduto alternativo a quelli automatici contenuti proprio nel decreto sostegni bis con scadenza 2 settembre 2021. Grazie al decreto firmato in data 2 luglio è stato infatti predisposto il modulo insieme a istruzioni operative e per accedere alla misura. Si tratta di una seconda quota d'aiuti dopo i contributi a fondo perduti che sono stati erogati in automatico con il decreto legge sostegni bis destinato alle imprese e ai lavoratori, come detto poco fa, penalizzati dalla pandemia Covid-19. La misura per un massimo di 150.000 euro spetta agli esercenti di attività di impresa, arte, professione, di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia che dimostrano ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta precedente, oltre a un ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto allo stesso dato relativo, quindi parliamo sempre di fatturato, al periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. La richiesta può essere inoltrata online fino al 2 settembre tramite il portale fatture corrispettivi, quindi la trasmissione tramite canali telematici entrate fisco online può essere effettuata dal 7 luglio 2021. A proposito di aiuti, parliamo di Alitalia perché è conforme alle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato la misura del nostro paese, dell'Italia, di sostegno da 39,7 milioni di euro concessa ad Alitalia per compensare i danni subiti dalla compagnia di bandiera tra il 1 marzo e il 30 aprile 2021 a causa delle restrizioni per contrastare la seconda e la terza ondata della pandemia e quanto ha stabilito la Commissione dell'Unione Europea. Le restrizioni hanno inciso pesantemente sulle attività di Alitalia e di conseguenza la compagnia ha subito notevoli perdite almeno fino al 30 aprile 2021.
2021. Parliamo di vaccinazioni, perché la campagna di vaccinazioni punta ora su teenager e over 60 che non hanno ancora ricevuto la prima dose, proprio per garantire l'avvio della scuola e un autunno in sicurezza. Si cerca di arrivare quanto più in fretta possibile alla cosiddetta immunità di gregge, malgrado i prevedibili effetti della variante Delta. Intanto 5.000 giovani anche dall'estero hanno partecipato, purtroppo, e qui bisogna intensificare i controlli, a un maxi rave illegale nel Pisano, e di conseguenza i gestori delle discoteche, che ancora non hanno potuto aprire, dicono: fateci riaprire, i locali sono sicuri, altrimenti si incorre poi in queste feste, per così dire, illegali. Si apprestano a tagliare il traguardo dei 20 milioni, quindi parliamo di oltre un terzo della popolazione complessiva, gli italiani immunizzati contro il Covid. Una notizia che riguarda Papa Francesco, perché è stato operato, è stato sottoposto a un intervento chirurgico al colon all'ospedale Gemelli, ha reagito bene all'intervento, questo secondo alcune fonti vicino proprio al Santo Padre. L'anestesia è stata condotta dal professor Massimo Antonelli, dalla professoressa Liliana Sollazzi e dal dottor Roberto De Cicco e Maurizio Soave. Il primo ricovero ospedaliero di Papa Francesco, ora degente per almeno 5 giorni, come detto, al decimo piano del Policlinico Universitario, gli stessi locali che ospitarono i 7 ricoveri di Giovanni Paolo II e per questo ribattezzati il Terzo Vaticano. Auguri di pronta guarigione naturalmente a Papa Francesco. E queste sono le notizie in primo piano quando sono le 9:16. Allora, Denise, tra poco parleremo con i nostri ospiti, non so se sono già in collegamento, salutiamo anche Alberto in regia che ci seguirà. Sì, ci sono, e dobbiamo cominciare anche a chiedere qualche segreto, perché esatto, lo so che poi sicuramente i nostri trader, anche se sono affezionati delle fonti, non sveleranno tutti i segreti del trading, esatto, ma insomma dobbiamo cercare di storcerne più possibile. Allora, saluto Sante Leone e Sergio Piovini che aprono la giornata con noi. Buongiorno a entrambi. Buongiorno Manuela. Buongiorno anche a Denise, benvenuta nella squadra. Grazie, grazie mille, benvenuto. Eccola, oggi l'ho portata così magari a lei raccontate più segreti, magari con me fate più i cattivi, invece con lei che è... Hai rinforzo. Esatto, che lei è una new entry, magari mi aiuterà un po' di più. Allora, pronti per la Trading Week? Prontissimi. Sante, prontissimo? Sicuramente, Manuela. Perfetto, allora prima di dare la parola un attimo a Denise, che appunto vi farà qualche domandina, vi chiedo proprio un flash sui mercati, visto che si apre una nuova settimana. Sante, come li vedi i mercati? Apriamo la settimana in tranquillità, con Wall Street chiusa, quindi non mi aspetto grandissimi movimenti, quindi sarà un inizio di settimana tranquillo, sperando che la scarsità di volumi non venga utilizzata per fare scherzi, e poi vediamo durante la settimana che cosa ci aspetta. Probabilmente una pausa nei primi 2 giorni e poi riprenderemo i ritmi. Sì, infatti dicevamo poco fa, insomma, le borse dall'apertura dell'Europa e anche insomma in generale da quello che si sta vedendo non hanno troppi spunti oggi per la chiusura di Wall Street. Sergio, cosa ne pensi? Sì, penso anch'io che avremo una settimana abbastanza tranquilla, forse un po' cedente, visto che gli Stati Uniti hanno raggiunto un massimo storico già da venerdì, giovedì e venerdì sono andati molto verso l'alto, sono un po' tirati i mercati americani, per cui penso che qualche giornata di consolidamento, un brevissimo storno ci possa anche stare sui mercati, ed è tutto comunque normale e naturale, direi. D'accordo, allora dalla regia mettiamo l'altra bella strap che comincia a fare un po' luce su quelle che sono le regole d'oro per fare trading. Ovviamente partiamo proprio da qui, chiedo a entrambi... No, le regole d'oro dalla regia, perché dobbiamo parlare ancora delle regole d'oro del trading. Ok, esatto, appunto chiedo a entrambi ovviamente di dire quali sono secondo voi le 3 regole più importanti, quelle che per voi sono fondamentali per fare trading. Vediamo quanto si sbilanciano. Esatto. Allora, Sante, quali sono le 3 regole che tu metteresti proprio in pole position? Allora, la prima, senz'altro, è il giusto dimensionamento delle size rispetto al portafoglio.
quindi uso della leva intelligente in maniera tale. No, non ti sentiamo più, Sante. Io lo sento leggermente in auricolare, però non capivo se si sentiva. Sergio, prova a parlare tu, inizia tu con le regole. No, temo che non si senta. Vabbè, adesso lo risolviamo, insomma, così almeno sentiamo i nostri ospiti. Vedi che lo fanno apposta sulle regole d'oro. Era destino sulle regole d'oro non si sente dirci più niente. E io lo sapevo che avrebbero fatto questo scherzo, insomma. Avrebbero fatto di tutto per no, adesso sento che sono tornati. Allora, volete dirci queste regole d'oro o no? Vai, Sante. Dai. Parlo io? Sì, sì, adesso sì, perfetto. Allora, okay, vai. No. Allora, no, mi stanno chiamando però. Niente, no, oggi non c'è verso, va bene. Sì, fatti chiamare dopo però, perché sennò... Pronto? Pronto? Sì, Sante, ti sentiamo. Sergio, vabbè, sennò che dobbiamo fare? Vai tu, Sergio, d'accordo. Anche Sante, di regolare il capitale in generale dove fate trading, sostanzialmente in base a quella che è la propensione al rischio. Quindi a livello di programmazione finanziaria, risolto tutti i vari obiettivi con portafogli dedicati, si può fare del trading, quindi un'attività ad alto rischio ma anche con alte possibilità, e di andare a dimensionare le singole operazioni in base a quello che per voi è accettabile, diversificare quindi attraverso i vari settori nel trading, sui vari titoli, e soprattutto regola primaria direi seguire il trend, quindi l'osservazione grafica è importantissima, e seguire un trend rialzista che può essere definito sostanzialmente secondo la regola base che si trova sull'ABC dell'analisi grafica tecnica, su un grafico formato da due minimi crescenti e due massimi crescenti. Questa è la regola minima per stabilire un trend a rialzo e comprare titoli solo che tendono verso l'alto. Ok, ecco, poi una domanda te la faccio, Sergio. Bisogna ovviamente fare un, come dire, programma quando si fa trading, però chiaramente bisogna essere pronti a modificarlo a seconda proprio di quello che ci dice il mercato è assolutamente imprevedibile. Quindi avere più piani, piano A, B, C, D e non so quanti. Ma sicuramente, infatti noi cosa facciamo lunedì mattina? La prima cosa che facciamo è quella di andare a vedere il faro sui mercati per capire se questo benedetto trend è a rialzo. Se il trend è a rialzo, noi possiamo quindi sbilanciarsi nei sottostanti titoli americani, italiani o quant'altro e poi acquistarli secondo determinate regole. E se evidentemente, come hai detto tu Manuela, però il vento cambia, quindi lo Standard Poor's 500 mi scende, mi rompe determinati supporti importanti, il trend potrebbe cambiare, quindi dobbiamo essere pronti anche noi ad applicare degli stop sui titoli che abbiamo, ed eventualmente se in quel momento volevamo comprare dei titoli, astenerci ed aspettare che la fase correttiva del mercato tenda a terminare. Anche lì poi ci sono delle regole per andare a fare delle valutazioni per capire quando questa fase correttiva possa essere terminata. Per cui sicuramente sì, si segue il trend dentro quei titoli, si regolano anche il capitale complessivo da investire in base alla forza del trend, ma pronti comunque col piano B, col piano o col piano C a ridurre l'esposizione ed eventualmente uscire con stop loss e quant'altro. Per cui sicuro, Manuela, bisogna avere il piano A, guardare il trend, se non c'è il trend applicare il piano B, tra virgolette, o certo, il piano C. Ecco, Sante, se vediamo se ti sentiamo. Sì, sì, mi sentite? Io ti sento, vediamo se dalla regia mi danno l'ok. Allora, ok, vai. Sì, aggiungo. Sì. Aggiungo che noi facciamo proprio così, cioè ogni giornata, come ben sai, abbiamo due livelli sul FIB, sul DAX, sugli strumenti che utilizziamo, un livello a partire dal quale il trend diventa bullish, quindi diventa positivo, e un livello a partire dal quale secondo noi il trend diventa bearish, cioè negativo. Per cui assolutamente una regola di ferro è proprio questa, di mantenere la barra dritta e capire che sopra un certo livello il trend è rialzista, sotto un certo livello il trend si indebolisce. Aggiungerei che questo va mixato con l'utilizzo di più di un time frame operativo. Un errore che spesso molti trader fanno è quello di concentrarsi esclusivamente su un solo time frame.
per cui per esempio il 5 minuti può darti un trend al momento long, ma essendo un time frame molto corto, nel giro di qualche minuto può cambiare tutto. Okay. In particolare noi qui ci concentriamo su tre time frame e utilizziamo il time frame daily, il 60 minuti e il 5 minuti. Il 5 minuti lo utilizziamo per innescare il segnale, cioè per capire il momento esatto in cui dobbiamo entrare in posizione, mentre il 60 minuti ci serve per capire la direzione che sta prendendo a livello di giornata il trend, e il daily ci serve per capire il trend di medio periodo, quindi se stiamo in una conformazione grafica di tipo rialzista o di tipo ribassista. Ok, va bene, allora facciamo così, visto che abbiamo, Sante, rimango da te, così cominciamo con le tue previsioni della settimana. Abbiamo già detto che insomma sarà un inizio di settimana un po' debole a livello di spunti per le motivazioni che abbiamo già detto. Andiamo a vedere che cosa prevedi per i primi 2-3 giorni della settimana. Benissimo, allora cominciamo proprio dal time frame daily, quindi vediamo che cosa ci riserva la situazione di medio termine. Ho condiviso lo schermo, penso che lo stiate già guardando. Sì. E vediamo che ci stiamo muovendo da un bel po' di tempo a questa parte, quindi da fine maggio, in un canale laterale. Abbiamo abbandonato questo canale laterale caratterizzato da questi tre minimi, allargo un po' in maniera tale che si veda meglio. Vedete qui questi tre minimi, e siamo usciti da questo canale laterale al rialzo, rompendo i 24.710 a fine maggio, e poi abbiamo trovato di nuovo i 25.740 come scoglio che ha fermato il nostro FIB. Da notare che l'ampiezza del secondo canale laterale è esattamente uguale alla prima, e quindi adesso ci si sta muovendo in laterale, appunto, in questo secondo canale. Quindi dobbiamo stare attenti a livello di medio termine a superare i 25.740 e a non scendere ovviamente sotto i 24.710. Quindi in questo range di 1000 punti si giocherà la partita per i prossimi mesi. Sì. Per quanto riguarda la giornata odierna, andiamoci a concentrare sui livelli di oggi. I livelli di oggi sono 25.150, il livello a partire dal quale il trend ci diventerà positivo, 25.110, rotto proprio pochi minuti fa, a partire dal quale in giù il trend diventa negativo. Come puoi vedere, al momento è previsto un ritracciamento tra oggi e domani, quindi il mercato sarà debole nella prima parte della settimana, come ha detto anche Sergio poco fa. Mercoledì sarà probabilmente una giornata di consolidamento, e da giovedì potremo assistere a una nuova ripresa delle contrattazioni. Attenzione ai supporti, sono già rotti il 115, il 90, il 25.065, ci resta ancora il 25.035 e il 24.950, dopodiché dovremmo aver finito la correzione, diciamo, mattutina, e vedere poi da questi livelli qui se il mercato sarà pronto a ripartire e a riconquistare quota 25.000, oppure se andrà ad approfondire e andremo a toccare poi la parte bassa del VAR, che magari più tardi andremo ad approfondire. Sopra i 25.150 avremo poi i target rialzisti, che sono più o meno sempre quelli da un po' di tempo a questa parte, cioè l'area 25.200 e poi l'area 25.350-360 e 25.445. Sante, ti chiedo una cosa, appunto, sempre per le regole d'oro del trader e del trading, ma quando ci sono queste giornate come quella di oggi, un po' scarica, diciamo, che poi va un po' a sommarsi alla, come dire, ai minori scambi che ci sono, visto che siamo in estate, un trader cosa fa? Cioè, come cambia la giornata del trader? O magari tu, non so, potrebbe anche essere che tu mi dica che invece è una giornata in cui bisogna monitorare ancora di più delle cose, insomma. Bella domanda, è una domanda interessantissima e molto intelligente, perché un errore che spesso fanno i trader è quello di dover operare a tutti i costi. Invece, quando ci sono giornate scariche o giornate dove non ci sono spunti, un trader deve sapere anche tenere la manina ferma e quindi non operare. Magari, ecco, io in giornate come queste consiglio, ed è quello che faccio anch'io, di mettere degli ordini pendenti su livelli particolarmente estremi, sia al rialzo che al ribasso,
perché dovesse esserci una fiammata di volatilità o un istituzionale particolarmente agguerrito che fa muovere il mercato, dati la scarsità dei volumi, in maniera molto veloce, molto consistente, ecco, stare già posizionati al rialzo, al ripasso su degli ordini estremi, quindi a livelli molto alti, ci permetterà di avere uno scarsissimo drawdown e quindi di approfittare e di portare a casa un guadagno quasi sicuro. Però sostanzialmente è meglio non operare se il mercato non ci dà segnali. Ecco, la disciplina è sicuramente la regola più importante nel trading. Ok. Ecco, quindi possiamo segnarla come una delle prime regole, insomma. Assolutamente. Va bene, chiediamo la seconda. Disciplina, sì. Prima regola, la seconda regola è disciplina e la terza regola è disciplina. Ecco. Allora, chiediamo la stessa cosa a Sergio e poi partiamo anche con le sue analisi. Ma guarda, potrei, come dire, sintetizzare il discorso che abbiamo fatto prima insieme con Sante, e quindi regole, un insieme di regole fanno un metodo applicativo nel mercato che debbono poi essere applicate con disciplina, perché se tu hai delle regole, hai il metodo ma non lo applichi con disciplina, perché l'emotività ti porta comunque ad operare e a fare delle operazioni perché non riesci a star fermo quando non è il momento di fare, sostanzialmente va in fumo le regole e il metodo di prima. Quindi regole messe insieme fanno un metodo che va applicato con disciplina, e a volte la condizione più difficile per tantissime persone da, come dire, da secondare per mettere insieme questa sintesi che ti ho appena fatto. Quindi disciplina è importantissima. Ok, esatto. Quindi Sergio, andiamo a vedere l'S&P 500 adesso, il faro dei mercati azionari. Partiamo dalla tua analisi, così andiamo a vedere che spunti ci dà, nonostante, insomma, queste giornate un po' scariche. Sì, allora Manuela, andiamo a vedere subito lo Standard Poor's 500. Questo è il nostro faro di mercati ed è sostanzialmente il mercato principale al mondo che poi condiziona tutti gli altri. Cosa stiamo vedendo sullo Standard Poor's 500? Stiamo vedendo un'accelerazione molto importante, avvenuta peraltro negli Stati Uniti e non seguita sui mercati né europei né asiatici. E quindi abbiamo una condizione molto importante sul mercato americano che conferma ulteriormente che non è andato in ferie il mercato americano, continua il suo rialzo e ci conferma il suo forte trend rialzista. E cosa abbiamo nel breve? Come detto prima, però abbiamo una condizione in questo momento di ipercomprato, quindi il mercato ha un po' bruciato le tappe verso l'alto, ci è arrivato un po' velocemente, quindi sostanzialmente ha bisogno sicuramente di consolidare questa situazione ed eventualmente anche di correggere un pochino per smaltire questo eccesso di rialzo che abbiamo visto nelle ultime giornate. Quindi cosa mi aspetto questa settimana? Mi aspetto sicuramente un consolidamento di questa posizione ed eventualmente anche qualche breve storno che potrebbe essere utile poi nel proseguio per considerare eventuali altre entrate, perché il trend del mercato azionario americano è ancora assolutamente rialzista. Ok. Quindi se dovessi dire una prima differenza col mercato europeo, visto che li mettiamo sempre a confronto, Sergio? Sì, la prima differenza è questa. Allora, per spiegartelo passo dal Nasdaq, che ci evidenzia una cosa molto interessante. Cosa abbiamo visto? Allora, abbiamo visto sostanzialmente da metà febbraio che il Nasdaq non ha fatto più nuovi massimi per alcuni mesi. C'è stata quindi una rotazione settoriale, abbiamo visto una ripresa di titoli tradizionali rispetto a quelli tech che avevano attirato tantissimo, e in questa fase tutto sommato i mercati europei, che sono meno tecnologici tra virgolette nei loro listini, hanno performato abbastanza bene. Nell'ultima fase però, quindi nell'ultimo mese circa, c'è stata una ripresa di titoli tecnologici, quindi un'ulteriore rotazione del mercato, ed ecco quindi che in questa fase abbiamo Nasdaq che sta facendo nuovi massimi storici ed ha ripreso quindi il testimone in mano per quanto riguarda la propensione di investimento del rischio degli investitori. Standard Poor's 500, che comunque mantiene una buona fetta tecnologica al suo interno, gli sta andando dietro. I mercati europei in questa ultima fase sono un po' più, non posso dire in affanno, ma comunque sono un pochino più attardati perché hanno meno società tecnologiche rispetto agli Stati Uniti al loro interno. Quindi abbiamo poi questa fase dove sta
dominando, come dire, sta riprendendo forza la tecnologia rispetto a quello che è il settore tradizionale. Ecco perché stiamo vedendo quindi Stati Uniti più forti in questa fase rispetto ai mercati europei che sono rimasti un pochino più indietro. Abbiamo questa fase, sarà dettata, dico io, dalle varianti, da un, come dire, un colpo di coda della pandemia da un certo punto di vista, può darsi, insomma, ma fatto sta che sta tirando molto di più i titoli tech rispetto a quelli tradizionali che hanno avuto un buon momento nei mesi scorsi. Ok, ecco, peraltro stavo proprio leggendo una notizia di questa mattina, una dichiarazione che ha fatto il presidente americano Joe Biden, nonostante appunto la situazione economica americana sia, le previsioni insomma siano date al rialzo, nonostante i mercati, come anche hai confermato tu Sergio, tengano, però Biden ha espresso comunque un minimo di preoccupazione ancora per il Covid, nel senso che dice bisogna accelerare ancora con la vaccinazione, soprattutto in alcune regioni dove siamo ancora un po' indietro, e poi c'è un po' insomma tutte le premesse che si stanno facendo per cercare di arginare la variante Delta, no? E poi insomma anche eventuali altre varianti, speriamo che non ce ne siano più, insomma, però comunque che potrebbero in qualche modo fare incursione. Diciamo che se si procede un po' più spedite con la campagna vaccinale, queste potrebbero essere più tamponate, appunto arginate. E l'ha detto proprio, la pandemia non è ancora sconfitta. Allora, visto che stavo guardando, torniamo un attimo da Sante. Sì. Il nostro indice in questo momento è negativo, appunto pochi spunti come abbiamo detto, quindi l'apertura è stata sicuramente un po' a ribasso. Tra i rialzi principali, correggetemi se sto sbagliando, perché c'è il sito da cui guardo che è un po' rallentato oggi, quindi se dico qualcosa di inesatto mi rimetto a voi. Comunque Mediobanca sta performando bene, il rialzo dello 0,79, STM 0,08, Finecobank 0,03, invece meno bene, ossia al ribasso, ERA che cede oltre il 3%, 3,32, Atlantia 1,37, Prismian meno 1,08, Amplifon meno 1,01. Se è tutto corretto procediamo, ma ti chiedo Sante se ci sono dei titoli che in qualche modo secondo te sono interessanti in questa fase. Sì, tutto corretto, sostanzialmente 35 titoli su 40 sono negativi e soltanto 5 stanno performando positivamente, tra questi Mediobanca è l'unico che ha superato il punto percentuale di rialzo ed è, diciamo, l'unico elemento trainante vero e proprio. Gli altri, per gli altri parliamo di guadagni frazionali che non destano particolare interesse. Conseguentemente che cosa succede? Che in giornate come questa i titoli si muovono nel range di neutralità, quindi non si sbilanciano né in un senso né nell'altro, tant'è vero che a livello di sistema, come dicevo prima, 35 titoli sono quasi tutti short, però non tanto da innescare una accelerazione ribassista che ci permetta di aprire posizioni al ribasso. Per cui al momento non si può far altro che monitorare la situazione e vedere questa situazione anche proiettata a domani. Come sai, io uso molti oscillatori proprietari che mi proiettano la situazione al giorno dopo, al giorno, o a due giorni successivi. E se vediamo, se andiamo ad analizzare i titoli long di cui parlavamo prima, per esempio prendiamo Mediobanca, ecco, Mediobanca oggi è long ma la proiezione per domani è short, quindi significa che questo rialzo dell'1% il mercato, il sistema lo ritiene eccessivo, per cui prevede anche la possibilità di un ritracciamento già nella seduta di domani. Lo stesso dicasi per esempio per Intesa San Paolo, che per domani è prevista short, o ancora per qualche altro titolo bancario di cui parlavamo prima, per esempio Fineco, che oggi è long ma domani è previsto un flat. Quindi sostanzialmente non ci sono, anche Unicredit per esempio, oggi è il sistema la dà long ma domani la dà short. Quindi attenzione, perché questi pochi titoli che stanno in qualche maniera facendo vedere qualcosa sul mercato azionario potrebbero essere semplicemente delle movimentazioni così tutto sommato effimere. Quello che è da notare oggi, ecco qui sveliamo un altro piccolo segreto magari, è quello di andare a concentrare l'attenzione molte volte sul range di oscillazione del mercato. Allora, io solitamente prendo in considerazione le ultime 7 sedute e le ultime 4.
e vedo se c'è contrazione di range. Quando c'è contrazione di range, il mercato sostanzialmente carica la molla per una esplosione di volatilità in un senso oppure nell'altro. Sì. Ebbene, al momento, nella seduta odierna e nella seduta di venerdì scorso, abbiamo una contrazione di range a 4 periodi. Quindi vuol dire che il mercato è compresso di più rispetto alle ultime 4 sedute, sia oggi che venerdì. Quindi aspettiamoci che questa compressione duri anche nella seduta di domani, il che sarebbe positivo perché poi, come abbiamo detto prima, nella seduta di venerdì, scusate, nella seduta di mercoledì e nella seduta di giovedì potrebbe poi prendere direzionalità. Nel momento in cui prende direzionalità, ecco le regole di cui parlavamo prima, andiamo a vedere qual è il livello che si è andato a rompere, se è al rialzo o al ribasso, e quindi potremo più tranquillamente decidere una operatività più meno rischiosa, ecco, diciamo così, più certo, un trend. Certo, certo. Ecco, chiederei invece a Sergio di fare, insomma, passiamo a fare un'analisi Intermarket, vedendo ovviamente quali sono i principali market mover, quali sono appunto i principali indicatori. Sì, certo. Quelli che seguo più da vicino, soprattutto in questi ultimi mesi, è il T-Note americano. E perché? Perché mi dà la percezione reale di quello che stanno facendo gli operatori su cui non acquisti sul titolo di Stato americano, e mi dà la percezione quindi qual è il sentiment loro riguardo alla possibile perdurare dell'inflazione negli Stati Uniti. Allora, che poi sappiamo richiama ovviamente possibili interventi della Fed con tassi e quant'altro. Cosa abbiamo da questo titolo? Dal primo di aprile vediamo ritornare gli acquisti sostanzialmente, quindi i prezzi del T-note risalgono, e dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo rendimenti in calo, per cui non abbiamo... Aspetta, no, non ti sentiamo più Sergio, non so cosa succede ogni tanto con l'audio, prova a parlare per favore. No, non sentiamo, vediamo se riusciamo a risolvere dalla regia l'audio che ogni tanto oggi fa le bizze. Intanto andiamo a vedere qualche altra indicazione che arriva mentre ripristiniamo l'audio dal nostro sito Trend Online, e così uniamo insomma anche altre analisi che stiamo facendo qui in diretta oggi sulle fonti TV. FTSE MIB, qui oggi si parte con un'intervista a Roberto Scudeletti, secondo il quale il FTSE MIB rischia un attacco ribassista di un importante supporto sotto cui ci sarà un'accelerazione delle vendite. Quindi appunto vendite con il FTSE MIB che potrebbe non crollare, ma insomma perdere decisamente posizioni. E poi vengono messi in evidenza Banco BPM e Stellantis, buy, questo è quello che ci si chiede. Ci sono altri dividendi di oggi, il focus sul discorso di Lagarde, appunto della BCE. Poi qui parlavamo prima appunto del confronto tra il mercato americano e il mercato europeo, nuovi record per Wall Street, ma l'Europa fa fatica. Quindi una settimana, ecco, è emerso effettivamente anche prima, proprio sentendo Sergio, settimana a doppia velocità sui mercati azionari internazionali che guardano sempre sia alle banche centrali che alla variante Delta. Sergio, adesso forse dovremmo sentirti, ma comunque guarda, stavo leggendo un po' una considerazione che avevi fatto anche tu poco fa. Sì, infatti, molto simile a quello che pensavo anch'io. Comunque, continuo velocemente quello che stavo dicendo prima, siamo in collegamento telefonico, spero che mi sentiate. Allora, sì, ti sentiamo. Uno degli strumenti principali che guardo Intermarket in questo momento è il T-Note, per capire quali potrebbero essere le percezioni da parte degli operatori sull'inflazione. Dal primo di aprile vedo che il titolo sta salendo, per cui di conseguenza da questo punto di vista non abbiamo percezioni negative che possono arrivare sul mercato. Adesso vi condivido anche il rendimento del T-Note, perché quello dei prezzi stiamo vedendo che sta addirittura scendendo, quindi in area 1,43. Questo significa che da questo punto di vista non sarà questo un problema per quanto riguarda i mercati. Per cui di conseguenza, quando non vediamo quindi rialzi di rendimenti da parte del T-Note, questo non rappresenta assolutamente problema, quindi da questo punto di vista possiamo rimanere, tra virgolette, relativamente tranquilli. Dopodiché, evidentemente, la parte importantissima che vado a guardare è il cambio euro-dollaro. Cosa sta succedendo con il cambio euro-dollaro? Ultimamente, dopo un rialzo un po' importante, insomma, che ha fatto dal primo di aprile verso i primi di giugno, ha trovato un massimo
inferiore rispetto a quello dell'inizio dell'anno, e il dollaro sta riprendendo forza. Quindi su, questo è successo soprattutto dopo le ultime riunioni anche della Fed, dove si, per la prima volta abbiamo sentito pronunciare la parola di rialzo tassi di interesse, anche se se ne parla nel 2023, ma comunque già questo ha dato un'idea di rafforzamento dell'economia, del dollaro per quanto riguarda, che rappresenta direttamente l'economia americana. Quindi abbiamo dollaro in rafforzamento, e da questo punto di vista cosa è successo? Ha portato l'altro strumento importante che vado a monitorare, che è l'oro, ad un forte ribasso dell'oro. Quindi abbiamo visto un immediato forte apprezzamento del dollaro, essendo le materie prime quotate ovviamente in dollaro, in dollari USA, e l'oro ovviamente è una di queste. Forte discesa dell'oro, e non si segnalano particolari peraltro acquisti, se non forse questa settimana in un possibile ritracciamento breve, immagino, del mercato, qualche rimbalzo dell'oro che rimane comunque tendenzialmente debole per effetto di forza di dollaro, tutto sommato, tassi di interesse degli Stati Uniti che abbiamo visto prima, che comunque su Finota rendono qualcosa, e non c'è e non noto una particolare avversione al rischio per correre a comprare oro per proteggersi eventuali posizioni sul mercato, perché rimane ancora la propensione al rischio sui mercati azionari a livello generale, anche se magari possiamo certo vedere qualche piccolo storno nel breve, ma è del tutto normale e salutare, anzi interessante probabilmente per comprare ancora. Ok, Sergio, andiamo anche velocemente a vedere le dinamiche dell'andamento del FTSE Italia Star, così poi anche con te, visto che con Santi l'abbiamo già fatto, andiamo a vedere qualche titolo che a tuo parere può essere interessante, poi naturalmente torniamo anche da Santi. Sicuramente cosa abbiamo, guardando il grafico, quindi possiamo capire che è un indice che sta salendo tantissimo, sembra più a un indice Nasdaq americano piuttosto che al nostrano FTSE Mib. Ovviamente quindi all'interno di questo indice 76 titoli selezionati di media piccola capitalizzazione, molto interessante, e peraltro anche con fondamentali estremamente positivi. Quindi abbiamo comunque dinamiche dello Star ancora fortemente rialziste, ha trovato un massimo per quanto riguarda il 15 giugno e sta consolidando ora le sue posizioni raggiunte, perché evidentemente non è possibile continuare a salire con questo ritmo forsennato come aveva fatto negli ultimi giorni. Quindi sta rientrando un po' di intercomprato, sta consolidando le sue posizioni e potrebbe essere interessante quindi riprenderlo in considerazione per qualche acquisto su dei titoli che tra poco andremo a vedere insieme dopo la classifica eventualmente. Sì, 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 andiamo a vederla a questo punto subito, così facciamo una cosa, poi vediamo quali sono i titoli che ti piacciono di più e sentiamo se anche Sante è della stessa opinione. Sì, ovviamente io mi concentro nella classifica su titoli a media piccola capitalizzazione, piuttosto certo, che, ecco, certo, perché la capitalizzazione nostra è quella di Star. Cosa abbiamo quindi nella nostra classifica per questa settimana? Abbiamo Finexa, non lo sentiamo più, Sergio. Sì, mi senti? Adesso sì, perfetto. Ok, quindi abbiamo Amplicon, AS, AF, Ilce, Aquafil, Elica, Jeffram, B, Buit, Tambur Investment Partners, Ladoria, BC Speakers, Banca Ifis, Retelit ed Espinet. La classifica questa settimana è abbastanza stabile, abbiamo tre nuove entrate con Elica, B e Tambur Partners Investment. Ok, allora quale ti piace, se ce ne vuoi prendere un paio, Sergio? Sì, andiamo a vederli. Allora, sì, per voi questa mattina ho selezionato, quindi che fanno parte della classifica, Alchemy, la trovo molto interessante perché siamo ovviamente nel campo della digitalizzazione delle imprese e quindi marketing per quanto riguarda il loro marketing digitale e quant'altro. Insomma, cosa abbiamo? Abbiamo un titolo che sta salendo, quindi abbiamo un ottimo trend, superato un livello molto importante per il titolo, che era 13,4 della sua livello di quotazione precedente, storno, lo sta testando, quindi molto interessante andarlo e iniziare a intervenire su questo supporto. Quindi un titolo che mi piace tantissimo. Stop loss sotto area 11,60 qualora la nostra operazione non dovesse andare secondo gli auspici che abbiamo appena detto. Ok, quindi andiamo a vedere un altro, sì,
tantissimo che Jeffram, altro titolo, ha rimesso, come dire, nella sua modalità di salita il trend rialzista, ha fatto un massimo il 14 giugno, classico storno per andare a ridurre l'eccesso rialzista accumulato, mi va a toccare un supporto interessante, sembra che sia per ripartire, per cui il titolo è assolutamente da monitorare. Per chi fa trading stretto, ovviamente con l'obiettivo temporale relativamente ravvicinato di giorni, settimane, sostanzialmente stop loss temporale 8,54, per chi fa trading invece con un'ottica di medio periodo, aree da monitorare, quindi per eventuali stop loss sono più basso, che area 7,26 e area 6,60. Ok, quindi, sì. Il titolo è estremamente interessante. Vado su un altro velocemente, Manuela. Velocissimo, perché poi sento Sante e poi siamo in chiusura, Sergio. Perfetto, andiamo su IRCE, quindi stessa situazione, quindi abbiamo tutti i titoli trend rialzista che ovviamente approfittiamo di fasi secondarie di ribasso di intorno che caricano le teste e possiamo darle ad intervenire. Quindi IRCE molto interessante, siamo su supporto 2,80. Possiamo intervenire anche sostanzialmente in questi giorni, direi stop loss, però comunque sotto area 2,80, perché questo è importante. Ok, sì, benissimo. Sento subito Sante, ti piacciono questi titoli, Sante, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, io sento lontanissimo, probabilmente sento dal ritorno di Sergio, comunque non ho capito la domanda. No, se ti piacciono i titoli che ha messo in evidenza lui. Ah, ok. Beh, sì, sono titoli interessanti perché in un'ottica sia di breve che di lungo periodo i titoli del comparto, diciamo, non dei primi 40 delle blue chips spesso hanno delle accelerazioni molto molto interessanti. Io però volevo farvi un attimino vedere il DAX, quello che sta succedendo sul DAX in questo momento, perché se andiamo a vedere il grafico a 60 minuti, ecco, guardate che candela ha fatto questa qui, e si è andato a posizionare su un livello importantissimo che avevamo indicato venerdì sera, che è quello dei 15.540 punti. Qui può essere un livello di ripartenza, per cui potrebbe essere interessante vedere se c'è una reazione a livello orario, e questo lo vedremo fra 9 minuti quando si formerà la candela successiva, altrimenti il livello successivo da tenere in considerazione del DAX, ve lo faccio vedere subito, è quello dei 15.490 punti. Quindi vedete come 15.544 era il livello S2 indicato dal sistema, il minimo fatto oggi è 15.543, parliamo del CFD, però sostanzialmente siamo lì anche col future, per cui attenzione, perché quando ci sono queste accelerazioni o il trend va pesantemente in una direzione oppure, trovati il supporto, il mercato può reagire. Qual è il vantaggio che, ecco, sveliamo un altro piccolo segreto, qual è il vantaggio del trader quando c'è un'accelerazione di questo tipo e si individua un supporto, Manuela? È che possiamo posizionare uno stop loss molto stretto ma molto efficace, che ci riduce il rischio di perdita al minimo, mentre ci dà la possibilità, se il mercato inverte e riprende a salire, di avere un guadagno interessante. Quindi il rapporto rischio-rendimento si gira molto a vantaggio di chi sta operando. Quindi io andrei sicuramente a posizionare uno stop sotto al minimo di questa barra, nel momento in cui all'apertura della barra successiva dovessimo stare sopra, e vedere se c'è poi un miglioramento degli indicatori. Va bene. Quindi, occhio al DAX. Occhio al DAX, bene, grazie anche per questo spunto, Sante. Io ovviamente ringrazio Sergio Pevini e Sante Leone per essere stati con noi. Ovviamente la nostra Trading Week continua e noi torniamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Facciamoli salutare però, Sante e Sergio, eccoli qui. Grazie per averci anche svelato qualche segreto e per le previsioni. Qualche regola. Naturalmente, insomma, invitiamo i nostri amici a scrivervi se vogliono approfondire le questioni. Grazie mille a entrambi. Buona giornata a tutti, spero che mi sentiate adesso. Sì, adesso sentiamo, adesso che dovevamo salutarci vi sentiamo. Okay.
Grazie. No. Perfetto. Grazie. Buona giornata e buona settimana a tutti. Buon proseguimento di trasmissione. Grazie. E tra poco continuiamo con la Trading Week. Con noi Maurizio Monti, direttore di Traders Magazine, e Massimo Foglia, analista finanziario e option trader. Faremo un bel escursus sui mercati americani a partire dall'S&P 500. Quindi restate con noi, pubblicità e torniamo.